siate, su quali basi siete stati edificati, in modo tale che giorno per giorno non andiate mai ad accontentarvi della sufficienza, ma portiate avanti la misura più alta possibile di quello che sarete. E per concludere, ecco, ricordatevi una cosa: fra voi e quello che succede qua e che ora è là dentro, c'è un'identità inscindibile. Corpo, tante cicatrici che mi ricorderanno per sempre, purtroppo sì, il mio fratello, perché siamo stati molto monelli insieme e ora il pensiero che lui avrà un'altra famiglia un po' mi mette un po' tanta emozione. Io dico solo una cosa, io sono felicissima, felice veramente che mio figlio abbia trovato una ragazza come Cinzia. Perché era la ragazza giusta, è la ragazza giusta per lei, la ragazza di cui Michele aveva bisogno veramente. Una ragazza molto dolce, che sa prenderlo al suo verso e sono sicura che tutto andrà bene. Ho avuto la gioia di avere questa ragazza dopo 8 anni dalla prima e mi ha dato tante soddisfazioni. Si è laureata, ci ha dato quest'altra gioia, ora è il giorno del suo matrimonio e siamo felici. Perché ha trovato un bravissimo ragazzo e una splendida famiglia. Io, Michele, accolgo te, Cinzia, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.